sulla bocca di Barbera. Allora, gli ho servito la Freisa. La Freisa è un vitigno storico piemontese, teoricamente antenato nel Nebbiolo. Quindi siamo completamente su un altro, diciamo, ramo evolutivo. Quindi cambia un po' il paradigma, sia a livello di profumo, ma soprattutto a livello di tannino. Quindi non un vino basato sulla frutta e sull'acidità, ma che comincia a costruirsi sulla struttura e sul tannino. Rispetto al Nebbiolo viene vinificata in maniera da privilegiare il fruttato e l'immediatezza piuttosto che la longevità. Però in certi territori e con una certa mano la Freisa potrebbe divertirsi a nebbioleggiare ancora di più. Dal punto di vista genetico sono molto vicini, quindi in teoria è un piccolo Nebbiolo. Poi a seconda della mano del produttore, chiaramente questa è su terreni da Barolo, quindi in teoria ha una certa struttura. Tutto, vabbè, il colore, che rispetto al Barolo è un pochino più scuro, la Freisa, questo sempre. Qualcuno addirittura la fa frizzante, la Freisa d'Asti per esempio è stata frizzante per dargli un pochino più di acidità. I profumi sentite che ricordano leggermente quelli del Nebbiolo, no? La rosa, il tabacco, un tocco di incenso, poi se siamo sul fruttato magari siamo più sul fruttato scuro, la mora, mirtillo, un po' la prugna, l'amarena, ci sono questi profumi già un pochino più carnosi, meno freschi e solari della Barbera, ma comunque sempre molto intensi, un pochino più corposi, già dal naso diciamo ci dà quest'idea. Andiamo a bere, sentite in bocca l'idea del tannino del Nebbiolo, c'è, cioè, però molto più leggero, cioè questo è un vino abbastanza già equilibrato, in cui spicca molto la sapidità, la sensazione salina in bocca. Il fruttato al naso ce lo saremmo immaginato un pochino più pieno, invece in bocca il fruttato si acquieta un po', però un vino bello, corposo, succoso, che non ha niente, cioè completamente all'opposto rispetto a Barbera. Qui freschezza ce n'è molto poca, c'è una bella sapidità che comunque regge l'equilibrio, però un vino spostato tutto sulla sapidità e non sulla freschezza, sempre componenti dure, però in bocca fa un gioco completamente diverso. Quindi quello che sta bene con la Barbera non sta bene con questo e viceversa. E anche qui sentite il tannino si fa sentire, niente a che vedere di quello che sentiremo poi sul Barolo, però sentite già il cambio. Questa è una Freisa un po' particolare, quelle trovate in giro sono giocate molto più tipo Barbera, cioè un pochino più leggere. Questo invece è giocato con un po' di estrazione, gioca a fare un po' il Nebbiolo, però c'è loro e Vaira che fanno una cosa del genere. Anche Vaira c'è una Freisa buonissima e che ha quasi prezzi dal Barolo in effetti, e che fanno lì dove hanno loro, vicino al Bicco delle Viole. Qui siamo, non ve l'ha detto quello, qui siamo a Bussia, quindi Serra Lunga, quindi insomma i territori più, il Barolo più longevo, in teoria più complicati da bere da giovani. Poi in realtà quindi queste uve sono da territori dove normalmente ci vengono fatti vini molto più pregiati, però già questa Freisa secondo me fa capire la grandezza di un territorio come le Langhe. Qualsiasi cosa ci metti, Barbera, Freisa, Nebbiolo, Dolcetto, viene roba favolosa, un po' come la nostra Montalcino. Insomma, fate conto, Montalcino, ecco, le Langhe sono la Montalcino, e anche a Montalcino ci è andata a mettere Sauvignon, il Merlot, il Cabernet, vengono tutti favolosi. Però chiaramente si vende meglio sangiovese, si fa sangiovese, ma in teoria qualsiasi uva ci mettete, quasi tutte le uve danno dei risultati veramente notevoli. Così le Langhe sono un territorio veramente magico, ristretto, dove effettivamente però si assaggiano tutti i vini tesi, minerali, anche un po' aggressivi, ma proprio piemontesi puri. Buon proseguimento.